Buonasera a tutti i web spettatori e benvenuti a questa nuova puntata di Open Market, Spazio Economia e Mercati, in onda su Liberi TV, la web TV delle persone libere e di tutti noi amici che liberamente rendiamo questo servizio e con molto piacere ai web spettatori. E ci siamo lasciati ormai 3 settimane fa, per degli impegni sopravvenuti non ho potuto condurre la scorsa puntata, me ne scuso con i web spettatori, e ci eravamo lasciati da 3 settimane fa con i mercati finanziari che avevano raggiunto dei livelli cardine, rispetto ai quali, se indicammo che se fossero stati superati quei livelli, si sarebbe avuto una nuova tendenza negli strumenti finanziari indicati, nello specifico il cross euro-dollaro, gli indici azionari degli Stati Uniti e degli italiani e per quanto riguarda le materie prime, l'oro in particolare. Bene, quei livelli che sostavano a circa 18.000 punti di indice italiano sono stati superati, l'indice italiano ha fatto un allungo fino a 19.4, mentre l'indice statunitense più o meno ha aggiornato i suoi massimi attorno a 1000, portandosi fino a un massimo di 1.775 punti, per poi ora stazionare più o meno intorno a quei livelli nell'ultima settimana. L'euro-dollaro invece il discorso è diverso, si è arrivati alla rottura del livello di 1,33-1,35 e ha avuto un'estensione, il cross fino a 1,38,50 quasi di dollari contro euro, per poi avere un ribasso molto forte da giovedì mattina, in particolare cioè da ieri mattina, quando il presidente della Banca Centrale, il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha deciso di abbassare i tassi, il tasso di finanziamento principale sull'euro dallo 0,5 allo 0,25%, portandosi ormai ai minimi storici insieme alle altre valute come il dollaro americano, il sterlino inglese e lo yen giapponese. Beh, dal taglio dei tassi ieri mattina il cross euro-dollaro è arrivato fino al livello di 1,33. A questo livello c'è un'importante linea di supporto dei prezzi che qualora dovesse essere violata al ribasso indicherebbe un proseguimento del ribasso fino al livello di 1,30-1,31 dollari contro euro. Viceversa, invece, un sostegno dei prezzi a questo livello ci potrebbe indicare una fase diciamo di riposo del cross euro-dollaro che poi potrebbe di nuovo riportarsi in una fase ascendente per andare di nuovo ad attaccare prima il livello di 1,35-1,35,50 e poi successivamente il massimo relativo dell'ultimo mese a 1,38,50, dopodiché se dovesse essere superato anche questo ci condurrebbe verso 1,40 di cross euro-dollaro. Al momento l'ipotesi più probabile è che digerito questo taglio dei tassi rispetto a un euro che si era molto apprezzato nel confronto del dollaro, l'ipotesi più probabile è che i prezzi sostino per qualche settimana nel range che va da 1,33-1,32,50, 1,33 a 1,35-1,35,50. Per gli indici il discorso è diverso, gli indici sul taglio dei tassi della BCE hanno subito un ribasso molto forte, in particolare l'Italia, e questo soprattutto dovuto ai rialzi fatti dagli operatori rispetto ai rialzi delle scorse settimane. Però questi rialzi che hanno visto nella giornata di ieri l'indice perdere quasi il 2,5%, oggi in parte è stato recuperato con un guadagno di circa mezzo punto percentuale. Attualmente l'indice italiano si trova rispetto al massimo che ha fatto la settimana scorsa a 19.400 punti circa, si trova in un livello intermedio di una nuova fascia di prezzi. Questa è una fascia di prezzi che va dal livello di 18,2 dei massimi precedenti che indicavamo come punto di svolta della tendenza in atto, e il nuovo massimo di 19,4. Quindi se dovesse perdere nelle prossime settimane il livello di 18,2 e soprattutto di 17,9-18, la tendenza si rimetterebbe al ribasso per l'indice nostrano.
Viceversa, un superamento dei 19.400 punti porterebbe invece a un prolungamento del rialzo fino almeno ad area 20.600 punti dell'indice FTSE MIB nostrano. La nostra ipotesi è che nelle prossime settimane avremo più o meno dei prezzi che staranno in questa, anzi, mentre per l'euro-dollaro ci aspettiamo almeno un paio di settimane di stazionamento all'interno della fascia di prezzi indicata. Per gli indici ci aspettiamo al massimo una sola settimana di stazionamento in questa fascia che va da 18.200 punti a 19.400, mentre già per 2 settimane, dopo una settimana, dovremo avere dei segnali chiari sulla prosecuzione del trend oppure sull'ulteriore ribasso del trend. Quindi molta attenzione sotto i 18.200-18.000, se dovesse esserci una spinta molto forte dei prezzi attorno a questi livelli per superare al ribasso, da vendere sicuramente sono da vendere le azioni. Chiaramente parliamo di un trading di breve termine, di breve termine, diciamo, di breve termine o di medio termine, per chi ha un'ottica di speculare nel giro di poche settimane ad alcuni mesi. Viceversa, per chi ha un'ottica più a lungo termine, diciamo su un anno o più di un anno, e ha un'ottica di difendersi dallo scenario deflattivo in atto, il consiglio è sempre acquistare azioni piuttosto che altri assets, e in particolare, come sempre abbiamo detto, rispetto allo scenario profilato a livello macroeconomico, che non è cambiato granché, tranne questa novità dei tassi sull'euro che poi analizzeremo successivamente. Ebbene, in questa ottica qui è chiaro che per i risparmiatori, ma per chiunque voglia difendere un minimo il proprio patrimonio, su ogni ribasso importante dei prezzi delle azioni è utile acquistare azioni di società quotate che vendono beni a domanda rigida, e quindi in particolare di energia, servizi individuali o anche aziende che vendono servizi e beni di consumo strettamente necessari, per cui si può avere un ribasso di questi consumi, ma non tale da completamente inficiare gli utili societari della società che si va ad acquistare. È chiaro che è preferibile, come già dicevo nei mesi scorsi, accumulare sempre a livelli di prezzo più bassi. Per chi già avesse avuto fatto di accumuli del genere, il consiglio è di tenere un portafoglio e su eventuali altri ribassi, quindi alla violazione dei 18.200 punti, aspettare a quel punto almeno i 17.500 prima di fare 17,5, 17,2 prima di fare altri interventi di acquisto. Viceversa, si può pensare di acquistare qualche altra cosa alla rottura definitiva del 19,4 che indicherebbe la prosecuzione del trend. Per quanto riguarda invece i mercati statunitensi, ci troviamo di nuovo rispetto al livello importante, dopo aver aggiornato infatti i massimi storici a 1775 punti. Lo Standard Poor's 500 ha avuto un calo fino a circa 1740 punti e attualmente staziona a circa 1765 punti, quindi a pochi punti dal massimo. Ecco, per chi volesse fare una speculazione molto stretta, si potrebbe consigliare di fare proprio in questo momento, anche lunedì al massimo, una vendita su questi livelli, rischiando a meno di 1% una vendita del futuro sullo Standard Poor's 500. Dopodiché, se i prezzi dovessero andare sopra 1775 e nello specifico sopra 1777, si chiuderebbe la posizione aperta del ribasso con una perdita dello 0,75%. Viceversa, se invece quello dovesse essere il top, come potrebbe per certi versi far pensare, allora a quel punto ci troveremo con una posizione al ribasso aperta quasi sui massimi di prezzo relativi, per poi attendere un ripasso almeno in area 1700 punti e poi più in là vedere se è il caso di mantenerla ancora oppure vi saranno dei segnali invece di ulteriori rialzi. Al momento è consigliabile, poiché il rapporto rischio-rendimento è a favore di questa operazione, dato che il rischio è dello 0,75 contro almeno un potenziale di guadagno del 4-5% minimo. Bene, dati questi livelli, parlando poi delle materie prime rispetto a quello che è successo,
in particolare al punto di svolta che c'è stato ieri mattina col taglio dei tassi, il taglio dei tassi della BCE ha indicato, anche ascoltando le parole di Mario Draghi, una conclamata situazione deflazionistica o una possibilità che essa peggiori, per cui la materia prima oro, veramente, ha visto, e in genere tutte le materie prime hanno visto dei ribassi corposi. Infatti l'oro, che nelle scorse settimane era riuscito a raggiungere livelli importanti che avevamo indicato come superamento del quale ci sarebbe stata un'inversione del trend, che era attorno a 1.370 dollari l'uncia, di fatto non è stato superato. Quindi mentre sui mercati azionari, sul cross euro-dollaro, quei livelli importanti sono stati superati, per l'oro invece quel livello di spot non è stato superato. E quindi l'oro poi, a seguito dei ripassi che ci sono stati su tutte le attività rispetto a questa situazione nuova di conclamata deflazione stabilita anche con una mossa del taglio dei tassi da parte della BCE, l'oro già che si era già indebolito nei giorni scorsi, è sceso fino a 1320 punti, si è portato fino a un minimo relativo attorno ai 1280 punti, attorno al quale predice ancora oggi. Attualmente quindi l'oro è da acquistare sul mantenimento la soglia dei 1250 punti, ma da acquistare, ecco, per avere un trade di breve cabotaggio, cioè acquistando attorno a 1250 per poi rivendere di nuovo attorno a 1320. Ma sostanzialmente si ritrova ancora in quella fascia di prezzo che è compresa tra 1250 dollari l'uncia e 1370, all'interno della quale il trend di medio periodo non cambia, laddove quindi non ci sono né indicazioni di rialzi ulteriori né indicazioni di ulteriori accelerazioni al ribasso. Viceversa, alla rottura dei 1250 punti ci potremmo aspettare un lungo affondo fino ai 1190 punti, e ancora poi persi 1190 punti fino a 1080 punti, persi i quali, minimo relativo dei mesi scorsi, andremo verso nuovi minimi relativi degli ultimi decenni. Viceversa, una ripresa del trend rialzista, o meglio, la fine di questo trend ribassista intermedio che parte dall'agosto del 2011, potrebbe aversi solo al superamento della soglia di 1370 punti, e ancora di più al superamento dei 1390 punti. Veniamo quindi all'analisi dello scenario macroeconomico rispetto anche a questa manovra che c'è stata da parte della BCE la scorsa mattina. Bene, Draghi aveva ancora, per così dire, questo po' di munizioni, quest'altro residuo di munizioni da usare, come in quanto taglio dei tassi, rispetto al Giappone e agli Stati Uniti, che invece già avevano i tassi alla 0,10 per lo Giappone, allo 0,25 per gli Stati Uniti. Addirittura sul breve termine siamo a zero per gli Stati Uniti, e Draghi, rispetto al fatto che la situazione deflazionistica poteva in qualche modo diventare cronica, ha sparato la sua ultima cartuccia, tagliando quest'ultimo quarto di punto che gli era possibile. Diciamo che ora gli sarebbe possibile addirittura portarli anche a zero, ma sostanzialmente questo era l'ultimo taglio importante che si poteva dare, mantenendo poi ancora i tassi leggermente superiori a zero. Questa mossa chiaramente indica la preoccupazione da parte di Mario Draghi che l'Europa dell'Unione Monetaria potesse avvitarsi in una spirale deflazionistica cronica, e quindi diciamo prolungata per alcuni anni. E onde evitare questo, ha cercato di dare un minimo di ossigeno all'economia attraverso la leva del credito, poiché tagliando i tassi in qualche modo rende meno costoso per le banche accedere al credito alle BCE, e allo stesso tempo questo può agevolare sia da parte delle banche a dare maggior credito alle imprese, sia allo stesso tempo ad avere per le imprese che sono indebitate, almeno quelle che riescono ancora ad ottenere credito, una lieve rimatura dei tassi che potrebbe comunque avere degli effetti sulla produzione degli utili, nel senso di avere minor costo per interesse e quindi avere degli utili leggermente migliorati o quantomeno delle perdite meno pesanti.
Questo, nelle stesse parole di Mario Draghi, è ben indicato, poiché il governatore ha proprio parlato di una preoccupazione per una spirale deflazionistica molto forte. Rispetto a questa mossa si è schierata la Germania, sia attraverso il ministro dell'economia Wittmann, sia attraverso la cancelliera, ma anche attraverso il consigliere BCE della Germania. E questo diciamo, crea frizioni sull'Europa che sono anche chiaramente di natura, come sempre, anche politica. Ora, rispetto a questo, c'è da pensare perché un'unione monetaria può funzionare per alcuni anni, anche se non c'è un'unione politica, soprattutto se le economie vanno più o meno bene, anche pur con i loro differenziali. È chiaro che poi una situazione di crisi economica prolungata, e soprattutto in uno scenario deflazionistico di lunga durata, ciò crea delle discrepanze tra le varie economie interne a una unione monetaria, per cui i paesi che meglio riescono ad esportare, ad esempio come la Germania, riescono ad esportare a certi livelli di cambio molto forti, come è stato negli ultimi mesi il cambio euro-dollaro, beh, questi paesi riescono a mantenersi a galla, nonostante anche al loro interno hanno dei cali dei consumi. Perché i cali dei consumi si hanno anche in Germania, non c'è solo in Italia, in Francia, in Spagna o in Grecia, ma c'è anche in Germania. Si riesce a mantenere posizione in Germania perché, avendo abbattuto i costi negli anni precedenti attraverso riforme, riescono le industrie tedesche ad esportare anche fuori dall'Europa con questi livelli di euro-dollaro. È chiaro che però la critica tedesca al ribasso dei tassi da parte della BCE è una critica che non è fondata ed è una critica che è miope perché è rivolta al breve periodo. Poiché sì, è vero che la Germania in questo momento sarebbe poco interessata a abbassare i tassi, poiché si mantiene a galla con un forte export, e bene o male questo gli consente di non vedere arretrare di molto i consumi interni. Ma è anche vero che la Germania però ha comunque E cioè quello. esportazioni che vanno anche nella stessa Unione Monetaria Europea, per cui sul più lungo termine, sul medio termine, un euro a questi livelli e una deflazione prolungata, in particolare negli altri paesi, potrebbe sicuramente portare poi a un declino anche per la Germania, in particolare per quella componente di esportazioni che va verso la restante Unione Monetaria Europea. E allo stesso tempo lascia pensare che la sera stessa, cioè ieri sera, ovvero stanotte, e quindi stamattina sui mercati, per chi era in Europa, stanotte per gli Stati Uniti, le agenzie di rating si sono subito scagliate sul rating del debito francese, portandolo dalla doppia A con più declassando la doppia A. Siamo ancora chiaramente ancora con un debito che è il cosiddetto investment grade, chiaramente però questo è un segnale. È strano e lascia insospettito il fatto che le agenzie di rating abbiano fatto questo declassamento, operato questo declassamento sul debito francese poco meno di 24 ore di distanza dal taglio dei tassi effettuato dalla BCE. Diciamo che è abbastanza fondato il sospetto che le agenzie di rating statunitensi abbiano operato questo declassamento, che magari poteva anche starci, non c'erano delle minime condizioni, ma la tempistica lascia pensare che potrebbe trattarsi anche di una qualche ritorsione politica rispetto al fatto che la BCE abbia operato questo ribasso. Questo perché? Perché questo ribasso, avendo determinato chiaramente un ribasso dell'euro nei confronti del dollaro, e che come diciamo che si era molto apprezzato fino alla soglia di 1,38 dollari contro un euro, chiaramente questa mossa fa sì che gli Stati Uniti, che ancora sono in difficoltà, nonostante gli indicatori siano in positivo, abbiamo un PIL che è positivo, ma chiaramente non sostiene i livelli di crescita degli anni pre-crisi. E questo è comunque un problema per gli Stati Uniti, che sono un paese che se non cresce in positivo di una certa quota, ha dei problemi interni a livello sociale, per il sistema che ha, che
vengono acuiti in maniera esasperata. E quindi è chiaro che questa può essere letta anche come una mossa, tra virgolette, punitiva per aver dato ossigeno all'euro, fatto rifiatare l'euro e quindi indebolendolo per rafforzare momentaneamente il dollaro nei confronti dell'euro. E chiaramente un dollaro più forte comporta che gli Stati Uniti possano fare meno esportazioni. E certo, siamo comunque a livelli in cui ancora l'euro è abbastanza forte rispetto al dollaro. È chiaro che c'è preoccupazione nell'oltreoceano che questa politica di svalutazione dell'euro nei confronti del dollaro, che sarà euro che sarà molto apprezzato, possa continuare da parte della BCE, magari non attraverso i tassi, ma magari attraverso l'emissione di ulteriori operazioni LTRO, cioè di operazioni di finanziamento di lungo termine. E quindi sostanzialmente di immissione di liquidità sul mercato, il che comporterebbe un'ulteriore svalutazione dell'euro nei confronti del dollaro. Credo che questa possa essere una possibile lettura o comunque uno dei motivi che ha spinto le agenzie ad operare al più presto il declassamento sulla Francia. È chiaro che in questa situazione politica abbiamo da una parte i paesi europei, soprattutto nel nord Europa, e gli altri paesi, in particolare quelli del sud Europa, che iniziano a scontrarsi tra di loro anche politicamente con una visione diversa anche dell'intervento in economia. La Germania e i paesi del nord Europa che vogliono proseguire su una linea di rigore senza nulla importarsi del tenore di vita e dei consumi che potrebbero ulteriormente peggiorare per i cittadini europei, in particolare per quelli del sud Europa, e vediamo anche in Grecia gli acuisti di una situazione di crisi prolungata, e allo stesso tempo invece i paesi del sud Europa che sarebbero invece per interventi di crescita economica. In questo senso è stato l'intervento fatto dal Presidente del Consiglio nella sua visita in Irlanda, e in questo senso anche in Francia si inizia a pensare di portare avanti delle politiche non più rigoriste, ma quantomeno un po' più, quantomeno non rigoriste, e che è già tanto in una situazione del genere. E chiaramente la BCE, quindi Mario Draghi in particolare, invece col segnale che ha dato, ha detto chiaramente che in Europa c'è bisogno di politiche antideflazionistiche, quindi di politiche in qualche modo che vadano a promuovere la crescita. E lo ha dato con un segnale forte che è questo del taglio dei tassi. E in qualche modo è Mario Draghi, la BCE, ovvero quindi tutta la BCE, è l'unico operatore che in qualche modo può incidere sulla politica complessiva dell'Europa, di fatto assumendo quasi la veste in qualche modo di ministro dell'economia europeo, rispetto invece a delle politiche completamente scoordinate sia in economia che in altri campi da parte dei vari attori, governi e dei vari governi europei. Quindi da questo punto di vista, da parte nostra, Mario Draghi merita sicuramente un encomio perché il suo intervento, a nostro avviso, non è stato solo di natura economica, ma è stato soprattutto anche di natura politica, affinché questo progetto di Europa, magari non di Europa di frazioni come è in questo momento, non di Europa di scontro tra governi come in questo momento, ma l'Europa del progetto originale, di un'Europa di stati federati tra di loro, per promuovere la cooperazione e la pace, possa avere ancora un seguito magari che poi possa farla realizzare in seguito. E da questo punto di vista, quindi, il nostro encomio va a Mario Draghi sicuramente. Allo stesso tempo, osserviamo le altre conseguenze sull'altra parte dell'oceano, laddove ha una prima risposta al ribasso dei mercati americani. Sul taglio dei tassi da parte della BCE, c'è stata subito, come dicevamo, la ripresa dei corsi azionari che oggi si stanno riportando di nuovo al massimo storico fatto segnare la settimana scorsa. Però questo, a nostro avviso, può essere più dovuto al fatto che anche negli Stati Uniti, come in tutto il resto del mondo occidentale, il risparmio non sa dove allocarsi e trova quindi ancora conveniente comprare i mercati azionari.
nonostante siano già sopravvalutati più o meno rispetto alla media storica, ma meglio i mercati azionari perché rendono di più piuttosto che Fed Funds oppure i T-Bond, Treasury Bond oppure il Bund tedesco, i quali ormai danno dei rendimenti bassissimi, tali da non giustificare il rischio, nonostante siano due economie che altamente investment grade. Poiché siamo tassi attorno all'1% sul decennale e poco sotto il 3% per gli Stati Uniti nel trentennale e attorno al 3% per il trentennale tedesco. E chiaramente questo è uno scenario che è vero che è deflazionistico, ma che lascia presagire che come vi sarà una svolta economica di una certa importanza, assisteremo a un'esplosione dei tassi di interesse. E quindi è chiaro che sulla curva più lunga, quindi soprattutto sul trentennale, a investire a questi tassi bassi per il risparmiatore diventa molto problematico, per cui ci si sente più orientati magari a mettere un capitale di rischio sulle azioni laddove gli utili potrebbero poi con una ripresa economica dare grosse soddisfazioni anche in termini di quotazioni, di rialzo delle quotazioni dei prezzi delle azioni che si vanno ad acquistare. È ovvio che in una situazione del genere non ci si può mettere tutto il capitale, come dicevamo, sulle azioni, ma va fatto un lento e graduale accumulo, soprattutto, come dicevamo, sulle aziende che non dovrebbero perdere molti consumi in questa fase di deflazione prolungata. E chiaramente, come già abbiamo detto altre volte, abbiamo detto anche poc'anzi, il settore energetico, ma a questo aggiungerei anche il settore farmaceutico, gli alimentari, l'energia, abbiamo già detto, e ancora i settori del grande lusso, perché una situazione di deflazione comporta che se da una parte c'è un impoverimento generale di buone fette di fascia di popolazione, però chi invece è all'apice della ricchezza della popolazione, le classi sociali che si trovano all'apice della ricchezza occidentale, chiaramente si potranno trovare quantomeno addirittura, se non più arricchite, quantomeno con un patrimonio stabile, per cui continueranno a spendere nel lusso e ciò diciamo ci fa pensare che possa essere utile avere in portafoglio anche azioni che producono beni di lusso. Quindi, da una parte i due estremi, da una parte beni di lusso, dall'altra parte beni invece a stretta con domanda molto, molto rigida, beni invece che vanno consumati dalle classi intermedie, comunque sono più sensibili al reddito, all'abbassamento dei redditi medio-bassi, beni, le aziende che producono questo tipo di prodotti sono invece, a nostro avviso, da non considerare in questo momento. E poi, in particolare, in una situazione di crisi viene sempre da segnalare il fatto che le aziende diciamo che producono il servizio di scommesse o di giochi e soprattutto lo producono a un livello di prezzi molto basso, una platea molto vasta, può sembrare intuitivo, ma in genere le aziende che organizzano lotterie o comunque hanno tra il loro, come loro business core, hanno le lotterie e i giochi, in realtà in questi periodi storici riescono ad incrementare le proprie giocate, riescono a incrementare i propri utili, poiché le persone che si sentono impoverite preferiscono rischiare pochi centesimi di euro, pochi euro, anche pochi dollari, se pensiamo all'altra parte dell'oceano, sperando con quei pochi dollari, con quei pochi euro di risolvere una situazione che non si sa altrimenti come risolvere. È sicuramente un pensiero cinico, forse anche è sicuramente brutto questa indicazione che diamo, ma è ciò che ci dice l'analisi storica, l'analisi economica storica. Per cui chi ha possibilità, consiglierei senz'altro per chi ha possibilità di aggiungere al proprio portafogli di azioni, nel momento in cui dovesse essere di bassi sostanziosi, aziende leader nel settore dei giochi e delle scommesse. Ci sarebbero ancora altre cose da dire, ma come mi segnala il timer, abbiamo di nuovo, come sempre, il nostro solito, superato i 30 minuti a nostra disposizione per la trasmissione. E quindi a questo punto non mi resta,
che salutarvi sperando di essere stato quanto più esaustivo possibile, avervi dato indicazioni che possono in qualche modo esservi utili, e non mi resta altro che salutarvi a 15 giorni, con l'avvertenza sempre che se avete delle domande da farmi, avete delle curiosità, potete tranquillamente inviare un'email alla redazione e che mi girerà le domande o le altre questioni poste, a cui io risponderò attraverso la trasmissione o anche eventualmente, se dovesse rendersi necessario, via email. Quindi ancora una volta non mi resta che salutarvi, vi auguro un buon fine settimana e arrivederci fra 2 settimane da Alfredo Pavoccioni.